chi è di casa, la loro si intende, racconta che Belen e Andrea Iannone non solo stiano vivendo una profondissima crisi, ma il pilota e la showgirl non condividerebbero più lo stesso tetto. Lo riporta TGCOM24 citando fonti vicine ai due. È molto che ne parliamo e sembra che Belen e Iannone li vedremmo scoppiati prima delle vacanze estive, tanto che al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, lei non c'era. Un altro indizio è che i due si sono visti nella stessa serata, separatamente, in due locali diversi. E su Instagram un amico del pilota ha scritto: "Voglio abbracciarti di più, fratello, perché ho bisogno di darti più affetto. Pensi che io abbia bisogno di più affetto?" ha risposto Iannone. Non solo, qualche giorno fa, durante un'intervista dell'Argentina ad Alfonso Signorini, le sue parole sono state come un macigno usato per chiudere una voragine. Belen, infatti, ha affermato di essere sincera e schietta, e che per questo motivo talvolta risulta impopolare. Continua dopo la foto, eppure, spiega, nella vita privata preferisce raccontare qualche bugia. Dunque, la frase terremoto è che nessuno si aspettava. Parlando di Fabrizio Corona, infatti, la Rodriguez ha detto: "Fabrizio sì che mi conosce bene. Punto, poche parole, sibilline, che possono far pensare a un riavvicinamento. Poche parole che, sicuramente, Iannone digerirà molto difficilmente. Lui, evidentemente, non la conosce abbastanza. Come se non fossero abbastanza, Belen, in un'altra intervista precedente aveva dichiarato: "Mettermi con una donna dopo Iannone? No mai, a me piacciono gli uomini. Stare con una donna non è neanche una mia fantasia sessuale", dice Belen in una lunga intervista a Chi. Continua dopo la foto: "Se mi è capitato di non sentirmi più un sex symbol. Quando ho partorito", rivela la bella argentina, in vena di confidenze. "Avevo la famiglia perfetta. Io sono la mamma, ho il bambino più bello del mondo, il marito bello, la casa bella, le vacanze belle, era come se fossi finita su Famiglia Cristiana". Insomma, le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone continuano a rincorrersi, sempre più insistenti. I due sarebbero a un passo dalla rottura, o addirittura potrebbero avere anche già rotto. Continua dopo la foto, e un'ultima foto del pilota della Suzuki sembra dimostrarlo. Tra una gara della MotoGP e l'altra, infatti, Iannone torna a Milano. Ma non da Belen. Infatti, è stato pizzicato mentre faceva l'aperitivo con un amico a pochi passi dalla casa della Rodriguez. Ma senza di lei. I due, insomma, appaiono sempre più lontani pur restando drammaticamente vicini. Ti potrebbe anche interessare due punti. Belen e Iannone, è finita sul serio. E lui ora? Gira voce pesantissima. Che solo in crisi nera.